lo so che probabilmente non dovrei essere contento io in primis per la notizia che sto per darvi adesso, ma è qualcosa che effettivamente mi rende almeno soddisfatto, diciamo, della scelta che ho fatto qualche anno fa. Perché? Perché AMD, qualche tempo fa, qualche settimana fa, aveva lanciato un annuncio, o meglio, un leak molto particolare, e cioè una partnership con EVGA. EVGA, per chi la conosce, è una marca di azienda che produce alimentatori, schede video, schede madri di ottima fattura. È una delle poche case produttrici a buttarsi nel mondo dell'overclock estremo senza praticamente avere paura di rompere qualcosa, perché la sua linea Dark è leggendaria per gli utilizzatori Intel ed era appunto esclusiva per Intel fino a qualche tempo fa. Ma a quanto pare AMD ha decisamente cambiato questo trend. E questa notizia l'ho trovata su PCGaming.it, che sponsorizza anche questo video. PCGaming.it è il portale che secondo me dovreste utilizzare per tutte le news riguardanti la tecnologia che, beh, potrebbero interessarvi, ecco, con un sito molto molto carino da vedere, molto facile da navigare e sempre gli ultimi trend in cima alla lista degli articoli disponibili. È un sito che vi consiglio davvero senza dubbio, quindi andate a dare un'occhiata, tutti i link sono in descrizione. Io l'ho sempre detto, sono estremamente orgoglioso di questa scelta che ho fatto qualche tempo fa, e cioè quella di passare a Ryzen, da che avevo una piattaforma Intel con un i7 4790K, mi sentivo stretto nelle mie prestazioni, ecco, nelle prestazioni del mio PC di quell'epoca, e decisi di passare a un Ryzen 7 1700. Da allora la strada ha avuto i suoi alti e bassi sicuramente, ma ci sono state molte più soddisfazioni che magagne. Fino ad oggi AMD è riuscita ad accaparrarsi la partnership con EVGA. Dopo anni che VGA è stata solamente di Intel, ecco a voi una scheda madre fatta con i controfiocchi, cioè una X570 Dark firmata EVGA. È stata annunciata ufficialmente questa scheda madre. Attenzione, non è una scheda madre di fascia consumer base, nel senso che non potete utilizzarla voi che giocate semplicemente. Questa è una scheda madre fatta per l'overclock estremo. Infatti vediamo che ha un PCB fatto ad hoc con le porte di alimentazione spostate, non sono più i due connettori da 8 pin in alto a sinistra, bensì sono a destra insieme al connettore 24 pin, perché gli ingegneri e VGA si sono resi conto che magari facendo dei circuiti che sono più corti rispetto a quelli di prima, la corrente arriva in maniera più efficiente dove deve arrivare e quindi c'è una corrente più pulita, una corrente più efficiente, diciamo. Questo ovviamente ha portato un cambio di layout esterno anche per quanto riguarda l'orientamento della CPU e l'orientamento delle RAM, appunto, per rirautare tutti i circuiti. E beh, è uscita questa bimba davvero molto molto carina. Ha praticamente 17 fasi di alimentazione, PCB a 10 strati e due ventole VRM integrate. Per farvi capire, raga, il corpo dissipante del VRM di questa scheda madre è penso grosso quanto quello di un dissipatore stock AMD. Per farvi capire, è una bestia. Quello che vi sto facendo vedere ora è il video di Jace2Sense, un estratto del suo video, perché Jace2Sense ha sempre utilizzato praticamente schede madri e VGA per quanto riguarda l'overclock estremo. Lui è un appassionato di overclock estremo e ci ha fatto appunto un video al riguardo, perché EVGA gli ha mandato un campione, ecco, di questa scheda madre. E raga, potete notare quanto il corpo dissipante di questa scheda madre sia maestoso. Faccia paura, per farvi capire. Cioè, raga, questa scheda madre peserà penso almeno 2 o 3 kg. Se la mia X570 Prestige Creation di MSI, che era un'ottima scheda madre, pesava comunque i suoi oltre 2 kg, immagino questa quanto possa venire a pesare. Oltre alla dotazione standard che potrebbe avere una scheda madre di fascia alta, quindi qualsiasi tipo di prolunga di
cavi per andare a monitorare la tensione nelle varie parti della CPU, c'è un pezzo di PCB, sì ragazzi, c'è un pezzo di PCB nella confezione, che vi permette di avvitare degli standoff dedicati alla scheda madre, quindi nella parte inferiore, e di avere il vostro banchetto di test praticamente creato in 2 minuti. Vediamo anche come il tutto possa essere montato ad opera d'arte. Vogliamo poi parlare del BIOS? Il BIOS è il classico delle schede dark di EVGA. Ha praticamente tutti i settaggi per poter fare un piccolo test al volo della vostra CPU, per poter monitorare bene un undervolting, un overvolting, per poter monitorare temperature e frequenze della CPU. Quindi chi più ne ha più ne metta, e questa scheda madre è qualcosa che è un sogno che si avvera. Allora, questa è una scheda madre che costerà tantissimo, costerà sopra i 600 euro. È una scheda madre che non è assolutamente per tutti, è una scheda madre solamente per chi vuole fare overclock estremo, per chi è intenzionato a, non lo so, rompere il muro di Cinebench R27, quale sarà, non lo so, penso Cinebench R23 comunque, con il suo Ryzen 5950X, e è qualcosa di cui io sono estremamente felice. Vi ricordate come la maggior parte dei produttori, quindi Intel, praticamente come prendeva in giro AMD dicendo sì, vabbè, voi attaccate due processori assieme, avete fatto il processore a 8 core. Beh, questi sono i risultati. Ryzen al giorno d'oggi è la piattaforma più considerata e più consigliata da parte di influencer, da parte di content creator, da parte di appassionati di informatica, da parte di chi ci lavora effettivamente, e anche da parte mia. Io vi consiglio vivamente Ryzen, a prescindere da quello che dobbiate fare, che dobbiate giocare, che dobbiate fare content creation, che vogliate fare streaming leggero. Ryzen è la strada da percorrere. Il fatto di essersi accaparrati una piattaforma come quella di EVGA, che ha un enorme parco di prodotti di ottima fattura, è qualcosa che mi rende estremamente felice. Lo so, è come praticamente mi nasce un figlio e mio figlio diventa, non lo so, un asso del calcio, o quello è mio figlio, sono contento. Cioè, ovviamente i Ryzen non sono miei figli, ma sono estremamente contento di questa cosa, e sono certo che probabilmente, attenzione, io qui lo dico e qui lo nego, più avanti potremo vedere delle schede video di AMD con dissipazione custom da parte di EVGA. Quindi, chi lo sa, chi lo sa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa ascesa di AMD, ragazzi. Cioè, si può solo chiamare ascesa, finalmente. Io ne sono estremamente contento, ma l'avete già capito dal video. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. E ci vediamo alla prossima, sempre qui col vostro G, sempre qui sul Punto di G. Prossimamente con un video abbastanza particolare. Vi dico solo che ci sarà uno slow motion a 120 frame al secondo. Ciao ciao belli.